Bella, sì. Che hai fatto? No, sto morendo di freddo. Questo purciare che ne è accesa la stufa, ma fa. No, io fa vedere questa, sì. Questa stava qui sopra sulla cucina, eh. Sono le 7 di mattina, c'è un po' di ghiaccio. Oh, ho accesa la stufa, perché stanotte a una certa era troppo calda, l'avevamo spinta, poi c'è andata terza asse. Boh, praticamente l'ho accesa che un po', stavamo a meno 5. Qua del cane pure esagerata, va. Il cane è gelato. Qua del Caprica un po' beve. Vado a mettere sette coperte, sì, perché le mettiamo dopo. Vabbè, questo qui si è bloccato dal ghiaccio. Vabbè, ora dentro al campo siamo a 11 gradi, se sta bene, dai. Vabbè, guarda, la bottiglia si è quasi scongelata, va. Qua quasi però, c'è ancora il ghiaccio, chissà se riesco a bere. Sì, si è levato il ghiaccio. Bella sì, che freddo. Abbiamo spenta la stufa perché stavamo a morire di caldo. Papi, Cristian, devi venire l'accenne. Poi sotto le coperte se stava bene. Non c'avevi freddo, perciò. Vabbè, per caffè dovremmo questa perché l'acqua dei serbatoi si è congelata. Ma siamo andati di brutto, eh? Io penso tranquilli tranquilli, stavamo a meno 10 stanotte, ma pure di più, pure meno 15. Dopo si informammo, però quel ragazzo ieri mi ha detto stavamo a meno, mi pare un meno 8, un meno 10, erano le 9 di sera. Le temperature sono continuate a scendere, perciò. Però il campo era bello freschetto, vero amore mio? Ma ti faccio un super caffè che ti scaldi tutto, un super cappuccino. Amore, vai, questo è il mio, eh? Questo è il tuo, amore. Perché qui? Perché non c'è l'acqua, si è gelato tutto e non, quella era sporca, non ho potuto lavare. Amore mio, vuole la Nutellina, nient'altro, amore mio. Ma quella non era finita. E ce n'è un cucchiaino, te l'ho lasciata per te, Aspetta che... tiè. L'amore mio. Che hai fatto? Oggi è San Valentino! C'hai ragione! Ti siamo dimenticati! Manco gli auguri t'ho dato! Auguri, amore mio! Amore, ti ho preso un vassoietto, va! Un vassoietto per San Valentino, ti è! Che bello! Come hai fatto? Eh? Che bello! L'hai fatto tu? No! Certo, è stato il primo, non è venuto benissimo, però devo fare.
Ma che bello, dammi un bacetto. Pensai riprendo. Grazie. Poi, se non l'hai capito, anche se gli devo finita da il trasparente perché non ho fatto il tempo, da dietro c'è sta la spiegazione. Sono come le tavole delle cose del Mosè, no? No, dai, questo no. Perché no? Lo devo dire che c'è scritto. Sì, lo sa che io ho fatto già vedere. No. Vabbè, sei contenta? Bellissimo. Allora, mi rispondi? Non te la do. Oh! Certo. Sei rimasta soddisfatta? Tantissimo, anche perché mi aspettavo che mi facevi un regalino. A me piacciono le cose fatte. No, comprate, a me non piace. Guarda, lì di comprate non c'è sta niente, è tutto rimediato. Perché io lo sai come. Pure il pennarello per scrivere la dedica, abbiamo rimediato. Vabbè, però niente, tutto sto lavoro non me la dà, non me la dà. Famo colazione che fuori fa un freddo, se devo riscaldare, c'è molto parmo dentro e tutto. Oh, il pavimento è gelato! Gelato! Vedi le macchine davanti qua. Andiamo piccola! Sono 11, ora di pisciare. Mamma mia, macchine, mamma mia, il ghiaccio, mamma mia, il freddo, mamma. Hai buttato giù la neve, questo cuore forte? Ma è facile perché con questo freddo. Ha ripreso a nevicare, poi dopo dobbiamo provare a far partire il buco, dobbiamo provare a la lì che c'ho là sopra. Oh, si è rimesso a nevicare, no, dentro, ho detto, Africa, vieni qua, dai, andiamo dentro, andiamo, dai, vai, provo, eh. Due ragazzi miei. Allora, il camper non parte. Adesso abbiamo trovato un ragazzo molto molto gentile che ci sta a trainare all'avventura. All'avventura. Sperando che riesca a farlo partire. Perché? Se no. Siamo tutta la discesa dei Monte Livare. Io ammazzo Simone. Bella zia all'avventura! Ma tu sei a far partire? Devo farlo partire bene. Partito? Pure i freni? Partito? Sì. Bella zì! Partito! Che siamo riusciti a zì! Ah, sei in grande zì! Troppo forte! Vai a dare una mano! Le porte! Oh! Guarda che non frena! Come? Allora, il camper è partito. Il suo ragazzo è stato gentilissimo. I carabinieri, quando Simone ha detto sono in difficoltà, dai, ti liberi al traino! I carabinieri ci hanno aiutato! Col cazzo, tu piotte volevano vedere! Dai, chiamare il meccanico, certo. Amico suo! Andiamo, bella zì! Allora, è troppo forte! Il bufalo è partito al traino stamattina! Barcolla ma non molla! E il bello che era ricominciato a nevicare, perciò niente, tanto col fatto che parte tocca io a casa, perché lo cazzo va, poi se si riferma non riparte. Io penso che si sono girati lì i magneti del motorino o qualcosa del genere, perché non c'enna proprio a fa niente. Comunque, io lo dico sempre che quando va in giro le brave persone si trovano, e difatti l'abbiamo trovata subito, un ragazzo bravissimo, grazie, sì. Poi ho detto pure di iscriversi al canale, non lo so se lo fa. Sì, pure quell'altro, mi hanno aiutato, quelli si sono spinti al campo a piedi, io pure acci. Ecco, questo ragazzo qui. Amo, stessaglie, no? Amo, è tranquilla. Ciao!
Senti che sirena, oh. E ci ha dato una mano e se ne siamo andati. Grande ragazzi, fa freddo, andate a casa, date retta. Ma io non so se si riesce a vedere, aspetta. Allora. Però praticamente... c'è una fila che non finisce mai. Qua, andiamo di qua. C'è una fila che non finisce mai per arrivare sulla montagna. Non ti è arrivata, vedi tutta sta gente, ma è stata all'anni 80. Sì, ma penso. Ma ti fatti a si venire la botta arrivata che è bellissimo! Andare e poi Io quando ero nel casino ma arrivo tutta sta sì, gente. Sì, però ce n'era tanta prima. Era così prima. Vabbè, io ce venivo d'estate però. Io pure d'inverno, Cioè, la cosa assurda è che prende tutto il giro d'Anarello, si sono parcheggiate macchine. Tutto, guarda che so, proprio un'enormità, oh. Non riuscivo a capire perché, cioè, noi abbiamo il piumone d'oca, quello pesante, quindi il corpo stava bene, però io sentivo fastidio alla testa, no? Però talmente rincoglionita di sonno, non gli ho detto ma c'è una stufa. Stamattina una certa ora ho detto, ma vedi un po', meno 5 gradi di campo. C'avevo l'acqua della bottiglia surgelata. Sì, proprio freddo. Fa tutto il giro da Anello così. E ancora la fila delle macchine. Asci di roba. Cioè, ha da fare la fila per venire in montagna, oh. Me lo rendi conto? Balla sì, è una di liberi, che ne so. Guarda che robetta, guarda. Mortacci, guarda qui che c'è Saro, mi. È figo, ma sai quant'è che io qui la conosco bene, ma sai quant'è che vedo tutta sta gente, sono proprio contento, guarda. Poi segna meno 2,5 gradi. Ma dove stavamo sopra? Ah, quando abbiamo messo un po' del camperone che chiaramente non fardiva, del giorno ci dava meno 5. Qui sta a imboccare la via dei monasteri, eh? Troviamo un posticino per fermarsi e poi troviamo un posticino in discesa perché se il bufalo non riparte vedremo ingranare la seconda. E la strada continua, troveremo un posto per fermarsi, sì, in discesa, in piano. Ora et labora. Ora et labora, che vuol dire? Prega e lavora. Guarda che carino qua, oh. Che ti dice? Ora, no, prega e lavora. Ah sì. Vabbè. Non lo so, non ci capisco niente. Però c'è gente, tu dici sono chiusi i monasteri, sono aperti. No, non sono chiusi, ci sono un sacco di macchine qua. Allora sì, siamo arrivati sotto a Subiaco, guarda che panorama. Questa è la strada che ti porta su al monastero San Benedetto, son cazzo io. Se siamo parcheggiati lungo qua, così può... se non riparte, tanto già lo sapevo che non riparte, c'è la discesa, lo mettiamo in moto che la discesa. Vedi, fino giù, qui sotto c'è sta l'Aniene, che chiaramente non si vede, ma c'è l'Aniene. Ah, vedi, c'è sta l'Aniene e c'è sta pure un laghetto, vabbè, che chiaramente non te posso far vedere perché a sto punto non potremmo fare un cazzo se dobbiamo andare a casa. Perciò niente, se riusciamo mangiamo perché ci è cascato pure un boccione dell'acqua. Stiamo pure senza acqua, perciò sperando che c'è l'acqua da bere, mangiamo e sanna. Ma se no se la abbiamo un del culo. A dopo sì. San Valentino, portala a mangiare fuori. Ecco qua, la mia principessa. A mangiare fuori come un barbone. I serbatoi dell'acqua sono ancora girati, perciò non c'è l'acqua per fare la pasta. Ora strada facendo vediamo da rimediare una fontanella, riprima il boccione e se potremo fare un po' di... che no, boh. Tanto fa male per il rivetto, vediamo, da veri signori con vista panoramica. Ha mostrato pure la biancheria del bufalo che si è bagnata. I zingari. Ah, sta a fare il tuo patatino, non c'avevo dubbi, certo. Almeno dagli una mano. Vabbè, dai. Ah, lì la fontanella. Che bada mia.
ma quelli pure qua stanno senza acqua, tutto congelato, lascia perdere. Infatti poi se fanno una bruschettina e poi veniamo a casa. Allora alla fine zia, abbiamo optato che ci frega un cazzo, c'è un goccetto d'acqua così, c'è un succo di frutta, se bevo due succhi di frutta, pranziamo così oggi proprio, perché ci andava danno a casa, però c'è l'acqua per fare la pasta, c'è l'acqua da bere, però noi siamo così, siamo ruspantelli, no? Perciò stiamo a fare una bruschetta con quel pane in cassetta, ci arrangiamo così, dai. Di gelati. A San Valentino porta fuori a pranzo la tua signora con una ricca bruschetta con pane un po' di merda, però te l'ho fatta col tartufo bianco, Questo pane. È un peccato, sì. Ma però non c'è un cazzo da mangiare. Ma poco, se no perde. Vabbè, con la salsetta con l'olio aromatizzato al tartufo bianco. Io dico il tartufo bianco è più buono, pure quello nero, ma quello bianco è più per il mio palato. Proviamo, ma ne dubito, proviamo che dice. Niente. Arrivata? Tocca mettere un modo che ha spinta, Era la coperta? Niente, ci ho proprio abbandonato il bufalo. Niente. Povero bufalo mio. Amico di tante avventure. Avevo preso tutto, sì. E allora ore 16, abbiamo fatto la pernica, ci manca solo il caffè, che siamo comunque ancora senza acqua. Perciò non, se vogliamo lavare anche i piatti, siamo tutti i piatti da lavare. Vabbè, poi laveremo domani, il caffè se lo faremo a casa, che te devo dire. Vabbè, la gita è stata bella, divertente, forse siamo infreddoliti parecchio, quello mi pare pure da conoscere. Che cazzo sei, azzi? Boh. Ecco il panorama. Noi devo andare lassù, vedi là, quel guadagnolo, la montagna mia, ero qua la montagna devo andare. Se stanno antenne, no? Se stanno antenne, sì. Questo è l'altro monastero qua sotto, ma se ci parte a visitarlo sì, perché il bufalo non riparte, il bufalo ci ha tradito. Vabbè, bella zia, se becchiamo alla prossima.